Fine anno è tempo di bilanci. Per tutti, o no? In che cos'è che sei migliorato? In che cosa sei peggiorato? Quali sono le cose che sei riuscito a portare a termine e quali invece no? Ma soprattutto, perché no? Cos'è che è andato storto? Che cosa devi aggiungere o che cosa devi togliere dalla tua vita nei prossimi 12 mesi alla luce di quanto trascorso? Chi mi conosce lo sa, sono un patito di organizzazione. Su YouTube trovate una playlist che è un vero e proprio videocorso su come io strutturo la mia crescita da un anno all'altro e vi lascio in descrizione il link per approfondire. Oggi voglio però raccontarvi di come ho raggiunto i miei obiettivi grazie all'utilizzo di Piano A, che è un plan strategico che ti aiuta a capire che cosa conta per te, quali sono le azioni da mettere in campo e soprattutto le azioni da ripetere per raggiungere i tuoi desideri e restare aderente al tuo piano di azione. E allora partiamo dall'inizio, che è la definizione dei quattro obiettivi da raggiungere nei prossimi 12 mesi. Seguendo le indicazioni di Piano A, sono partito dall'identificare i miei valori, dal pianificare le mie grandi mete a 10 anni, poi gli obiettivi intermedi e gradualmente siamo arrivati ai quattro main goal. Ovvero i quattro obiettivi più importanti da raggiungere nei prossimi 12 mesi, ossia a esaurimento dell'agenda. In realtà il processo è molto più ampio, è molto più profondo, perché il planner ti invita a riflettere sulla tua idea di successo, ti accompagna in un bilancio di vita e molto altro ancora, ma per praticità vi semplificherò in questo video alcuni passaggi. Bene, dei quattro obiettivi che mi sono prefissato, due erano in ambito strettamente professionale. Uno in ambito prettamente personale e un altro a metà tra questi due mondi. Oggi vi svelo l'obiettivo personale, ovvero diventare un genitore migliore. La premessa è che l'iter che ora ti racconto può ovviamente essere applicato al raggiungimento di qualsiasi altro obiettivo e nel planner trovi le istruzioni da seguire. Ma torniamo al mio obiettivo. Ho tre figli, inizia l'adolescenza e io sono dell'idea che non puoi lasciare al caso la tua crescita come genitore, ma devi programmarla. Perché? Perché non diventerai mai un genitore perfetto, e direi per fortuna, ma puoi lavorare per diventare un genitore un po' migliore di quello che sei attualmente. Bene, Piano A è stato un ottimo compagno in questo compito e vediamo il perché. Un secondo aiuto fondamentale, infatti, dopo quello fornito per individuare e ben delineare il mio obiettivo, è relativo alla programmazione della parte pratica del raggiungimento dell'obiettivo. In una sezione del planner, infatti, puoi, per esempio, mettere a fuoco le motivazioni che ti spingono a raggiungerlo e soprattutto scriverle. Ad esempio, tra le cose che ho scritto c'è che sono motivato dal diventare un genitore migliore perché oggi posso mettere le basi per il futuro rapporto che avrò con i miei figli quando cresceranno. Ora, questa sembra una scemenza, ma rileggere di tanto in tanto questa e le mie altre motivazioni ha avuto il potere di rifocalizzare, di ricentrarmi sull'obiettivo e quindi di darmi nuove energie. Sempre nella stessa sezione c'è uno spazio per riflettere sugli ostacoli che avrei potuto incontrare nel corso dell'anno e quindi su come arginarli, nonché sulle azioni da mettere in campo nel day by day per avvicinarmi al raggiungimento del risultato atteso. Per esempio, se uno dei miei possibili ostacoli è quello di dedicare loro meno tempo di quello che vorrei, oppure il fatto che giustamente i miei figli si allontaneranno sempre di più da me per socializzare con i loro amici, allora alcune azioni che ho pensato di attuare sono quella di trovare più momenti per passare il tempo insieme, oppure ricordarmi di essere sempre curioso su ciò che fanno durante il giorno, o ancora comprendere le loro passioni e impegnarmi a capirle meglio e dargli quindi il sostegno che vogliono per realizzare i loro obiettivi. E allora, allo stesso modo, se per te un ostacolo fosse, che ne so, la presenza di discrepanze educative tra te e il tuo partner, potresti allora in questo spazio, in questo momento, riflettere per migliorare la relazione tra te e il tuo partner in modo da creare sempre più complicità e far crescere i tuoi figli in ambienti coerenti e sereni. Ovviamente queste che su Piano A vengono sollecitate sono delle finestre di pensiero che si devono poi tradurre in azioni che devono poi trovare uno spazio nella parte di agenda settimanale, ma di questo parleremo più tardi.
Un ultimo punto che invece metto qui in evidenza tra quelli di questa sezione, secondo me molto utile per aiutarti poi a raggiungere i tuoi obiettivi, è il farti riflettere su quali possono essere le persone, i libri o i corsi da frequentare che potrebbero darti delle indicazioni su come raggiungere il tuo obiettivo. Nel mio caso mi sono segnato dei nomi di alcuni autori che volevo da diverso tempo approfondire e che so essere dei riferimenti su questo argomento. Bene, al netto di tutto, al termine di questo lavoro preliminare, sono riuscito a far chiarezza sulle azioni che nei 12 mesi a venire avrei cercato di mettere al centro della mia agenda. In particolare ne ho individuate 4 che a fine anno mi avrebbero aiutato a migliorarmi in quanto genitore e quindi nel mio rapporto con i miei figli. La prima è quella di accompagnarli a scuola tutte le mattine. E ora tu dirai, sai che roba? Guarda, sarà poco tempo, ma intanto noi usciamo di casa alle 7:40. Io lascio Giacomo alle medie alle 7:55, poi vado a lasciare Lisa alle 8:10 alla materna e poi Mattia alle elementari alle 8:25. Quindi tra una roba e l'altra sono tra i 15 e i 45 minuti al giorno in più che nell'arco di 5 giorni settimanali fanno tra un'oretta abbondante e quasi 4 ore insieme. In auto si chiacchiera, si ride, ogni tanto anche si sclera, ovviamente, ma comunque si creano delle esperienze condivise. Poi, organizzare almeno 2 vacanze avventurose ogni anno e un numero maggiore possibile di esperienze da vivere insieme. Qui l'obiettivo mio è duplice. Da una parte, infatti, è quello di creare delle occasioni per trascorrere del tempo insieme e conoscerci meglio. Dall'altra, vivere insieme delle esperienze, possibilmente memorabili, per creare dei ricordi condivisi. I ricordi, Ragazzi, i ricordi sono la cosa più importante in assoluto. Quindi ho fatto un elenco di attività da fare insieme e ho cercato di realizzarne il più possibile nel corso dei successivi 12 mesi. Un mese, per esempio, siamo andati allo Zero Gravity, un mese li ho portati a San Siro a vedere il Milan, ad agosto abbiamo fatto una vacanza in barca e così via. Il tenere l'attenzione su questo aspetto mi ha permesso di arrivare a fine anno con una banca di ricordi e di esperienze decisamente più ricca rispetto a quella che avrei maturato lasciando al caso il raggiungimento di questo mio intento. Una terza azione che mi sono impegnato a fare con costanza è stata quella di osservarli per capire che cosa li accendeva, per dare loro sostegno nel raggiungimento dei loro sogni. Giacomo, ad esempio, si è appassionato agli scacchi e io allora mi sono messo lì e ho reimparato a giocare a scacchi. Ho cercato poi per conto suo un'associazione dove lui potesse crescere e imparare sempre di più il gioco degli scacchi. L'ho accompagnato ai vari tornei e così via. Ho cercato insomma di fargli capire che facevo il tifo per lui. Una quarta azione che ho messo tra le priorità da fare nel mio futuro day by day è stata quella di cercare dei libri e vedermi dei videocorsi che mi potessero fornire più strumenti per capire i bambini nel passaggio verso l'adolescenza. La conoscenza, certo, non sarà tutto ciò che conta nella vita, ma è sicuramente un elemento fondamentale per affrontare al meglio anche la sfida della genitorialità. Bene, tutta questa roba è ciò che è avvenuto fino a pagina 31 e in realtà ho tralasciato un sacco di passaggi che mi hanno aiutato a riflettere e fare chiarezza su me stesso e il mio nuovo io nel nuovo anno. E qui qualcuno potrà dire, porca miseria, che lavoraccio, Però è vero, però la mia esperienza mi dice che ogni minuto investito nella programmazione sono almeno 5 minuti risparmiati nell'esecuzione. Quindi non è tempo sprecato, ragazzi, ma è tempo investito che tornerà indietro con abbondanti interessi. Ecco, io questo ci tengo a dirlo. Ho visto alcune recensioni deluse su Amazon di gente che ha comprato il planner e dice «Beh, Luca, ma qui tu, cioè, hai scritto pochissimo, io mi aspettavo un libro, come gli altri, quelli che avevi scritto prima». Ora, per forza, ragazzi, il planner piano A, per funzionare, deve essere usato come uno strumento per scavare dentro di sé. Lo ripeto spesso, questo non è un libro che ho scritto io. Questo è un libro che scrivi tu all'interno, ovviamente, di una guida efficace e comprovata che sta aiutando migliaia di persone a raggiungere i propri obiettivi. Ma la fatica la devi fare tu, altrimenti la tua vita non cambia. Bene, ma andiamo avanti e passiamo alla parte operativa legata alla sezione di piano A dell'agenda strategica. E partiamo dalla panoramica del mese, che per come è strutturata mi aiuta un sacco a restare aderente ai miei obiettivi. Intanto c'è la sezione qui a sinistra che mi fa mettere a fuoco i miei 10 obiettivi più importanti del mese.
possono essere degli obiettivi legati a questioni che magari emergono un mese dopo l'altro, oppure a progetti temporanei o anche a emergenze del momento, ma almeno in parte in questa sezione devono sempre esserci degli elementi che ci aiutino nel raggiungere i nostri quattro obiettivi iniziali. In questo caso, su gennaio, mi sono messo come obiettivo, nella top 3 dei miei obiettivi mensili, quello di organizzare un fine settimana in Trentino che fosse top per la mia famiglia. Bene, poi ho usato lo spazio in basso a destra che ho inserito come traccia per facilitarti nell'acquisire abitudini, per segnare tutti i giorni in cui riuscivo a portare i bambini a scuola. Questo spazio ovviamente tu lo personalizzi a seconda dei tuoi obiettivi e delle abitudini che per te è importante instaurare. C'è chi segna, per esempio, quante volte fa Pilates, oppure c'è chi segna quante volte riesce a meditare o quando riesce a leggere qualche pagina di un libro, eccetera, eccetera. Io a gennaio ho fatto 13 crocette, che significano dai 15 ai 45 minuti al giorno in auto con i miei figli. Se prendi la forchetta bassa e fai anche solo 15 minuti per 13 crocette, zitto zitto, sono 195 minuti, ovvero 3 ore abbondanti passate assieme in più. Quindi, Manzu, fammi capire, è così che risolvi i tuoi oneri di padre? No, ovviamente, ma io preferisco ragionare in quest'ottica, nell'ottica 1%, dando valore anche a quelle 3 ore al mese in più passate con i miei figli. Veniamo ora alla panoramica del mese, nella quale io riporto le attività principali che devo svolgere durante le giornate. Ognuna di queste, come puoi vedere, ha un colore. Come mai questa cosa? È una tecnica che approfondisco nel videocorso sul time management e in estrema sintesi possiamo dire che ogni colore corrisponde a un'attività per me importante alla luce dei miei quattro obiettivi di inizio anno. I cerchi verdi sono le giornate in cui erogo formazione in azienda. I cerchi gialli, invece, sono quelli in cui principalmente lavoro ai progetti legati alla creazione di nuovi contenuti e così via. I blu, invece, sono delle giornate che riesco a trascorrere con i miei affetti. Quindi a inizio anno eravamo a Londra. Poi sono riuscito a non fare viaggi di lavoro per tutti i vari fine settimana e organizzare addirittura un viaggio in Trentino e anche l'ultima domenica accompagnare Giacomo a un torneo di scacchi. Ora, che cosa me ne faccio dei cerchi blu? Io li conto perché diventano un mio KPI, ovvero un Key Performance Index. E se a fine mese questo numero aumenta o diminuisce, quello per me, vedi, è un parametro importante che devo monitorare. Quindi, grazie a questa accortezza, ho iniziato a chiedermi, mese dopo mese, oh, ma come sono messo a questo giro con i cerchi blu? E a volte in cui sono riuscito ad accompagnarli a scuola? Ora, è chiaro che io non voglio assolutamente ridurre un qualcosa di complesso, di variegato, di profondamente emotivo come la genitorialità a mettere delle crocette su un'agenda o a un aspetto meramente organizzativo. Ma quello che io sto qui raccontando è un metodo strutturato che può essere a spinta e a immenso sostegno dei tuoi obiettivi, incluso quello della genitorialità, aiutandoti molto molto più di quanto credi. Bene, tralasciamo ora la parte di agenda settimanale che ho ampiamente raccontato e approfondito in un video tutorial ad hoc e andiamo invece a mostrare la parte legata al controllo, al check di fine mese. In questa parte di piano A tu fai tutta una serie di controlli, di check su come è andato, in questo caso gennaio, e questi ti rimandano in continuazione all'importanza di non perdere di vista che cosa? I tuoi obiettivi più importanti dell'anno. In che modo? Intanto con i KPI, ovvero i numeri importanti, come ho detto prima. Ho già parlato ampiamente in fattore 1% dell'importanza di misurare i risultati per farli crescere e io tra i vari indicatori che misuro ho il numero dei cerchi azzurri ogni mese. Se lo misuri, infatti, questo numero tende a crescere. O comunque diciamo che il misurarlo ciclicamente, costantemente, attiva in te un processo di maggiore responsabilizzazione rispetto al fatto di non trascurarlo, ma invece lavorare per aumentarlo. Poi c'è una parte ad hoc che ti invita a riprendere i tuoi quattro obiettivi chiave, gli obiettivi strategici di inizio anno, e a valutare in una scala da 0 a 10 a che punto di raggiungimento, diciamo, ti senti essere arrivato.
ancora spazio per riflettere su ciò che stai facendo, cosa rinforzare e dove correggere il tiro per i prossimi mesi viene dato da diverse sezioni. Non le vediamo tutte perché ne ho già parlato nei tutorial ad hoc, ma qui puoi vedere le tue vittorie del mese, in che modo sei stato coerente ai tuoi valori, quali decisioni coraggiose hai preso, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco che passare i tuoi obiettivi annuali, in questo caso il mio sulla genitorialità, in questo ulteriore meccanismo di verifica e ottimizzazione, comporta una ulteriore solidità in più su cui contare per rendere reali i tuoi buoni propositi di inizio anno. Bene, il lavoro da fare fondamentalmente è questo, ripetuto per 12 mesi. Ogni mese hai la tua parte di pianificazione, svolgimento e controllo, pianificazione, svolgimento e controllo, pianificazione, svolgimento e controllo e così via, un mese dopo l'altro, finirai per avvicinarti sempre di più alla realizzazione dei tuoi obiettivi. Una domanda che mi sono posto a fine di questo anno è stata: ma Mazu, se tu non avessi avuto questo strumento, saresti cresciuto lo stesso come genitore? E secondo me la risposta è sì, ovviamente sarei cresciuto, perché è un qualche cosa a cui tengo, per più motivi. Tuttavia posso dirti che lo avrei fatto in modo molto diverso, cioè l'avrei fatto in modo meno strutturato e in fin dei conti sono convinto in modo meno efficace. Se ci tieni ai tuoi obiettivi, devi dimostrarlo in maniera concreta e pragmatica e la programmazione è il modo per farlo. Cari amici, cari amiche, negli ultimi 12 mesi io mi sono dato degli obiettivi super ambiziosi e come spesso accade in questi casi non li ho raggiunti tutti. Tuttavia, aver cercato di realizzarli avendo al mio fianco piano A mi ha permesso di fare un sacco di progressi e soprattutto di imparare dai miei errori, il che secondo me è un qualche cosa di inestimabile valore. E tu come te la sei cavata rispetto al raggiungimento dei tuoi obiettivi degli ultimi 12 mesi? Aspetto i tuoi commenti, noi ci vediamo alla prossima. Ciao!